La grotta di Betlemme è anche qui, nel tornacoro della cattedrale di Verona e soprattutto nelle mani, nelle menti e nel cuore di chi con pazienza e devozione ha preparato questi presepi. Sono stati fatti dai ragazzi insieme agli operatori dei centri pubblici e privati residenziali e semiresidenziali dell'ULS Nove Scaligera che si occupano di disabilità. Tra loro Valentino e Andrea. Abbiamo fatto preso un vecchio, come si chiama, mappamondo. L'abbiamo ricoperto di colla e carta di riso. Allora abbiamo fatto un presepe con tanto entusiasmo per lavorare noi e anche per fare delle cose anche per gli altri, per soddisfazione, per piacere agli altri e anche a noi stessi. La ricchezza dei materiali usati, il senso della casa che è fondamentale, quindi dell'accoglienza che noi diamo in ogni cosa che facciamo, in ogni cosa in cui realizziamo. Quest'anno al Ceris abbiamo lavorato molto con la ceramica, quindi abbiamo dei presepi anche in ceramica. I ragazzi si divertono molto, mettono un grandissimo impegno e c'è stata da parte loro una grandissima partecipazione. I presepi mostrano tutta la creatività e la fantasia nel rappresentare la capanna e la natività, forme diverse, materiali differenti per comunicare quello che è al centro della grandezza e del mistero del Natale. Natale per me è quando nasce Gesù. La mostra, in cui sono esposti una trentina di presepi realizzati da altrettanti centri diurni e dal Ceris, resterà aperta nel tornacoro della cattedrale fino all'Epifania. Che è una festa molto molto sentita da loro. Se lei pensa che noi cominciamo a pensare al Natale addirittura ad agosto, perché c'è tutta una preparazione che segue. Si parla di vita, si parla di morte, si parla di sofferenza e noi siamo tutti insieme in questo contesto di accoglienza.